quella selva profumata. Di là d'Arno, di là d'Era, nel ceppato fu abitata. Oggi si chiama Pontedera. Raccolgo narrazione, senza saper chi era, di quei carcinaioli che fondonno Pontedera. Quei prodi pescatori che entravano dell'Arno, che entravano dell'Era. In mezzo a tanti gori, dove era un po' più carmo, estate, autunno e primavera. Allora c'era il bosco, Ceppato si chiamava. C'era un gruppo di capanne di chi ci pernottava. Erano pescatori, boscaioli e renaioli, e per la maggior parte erano carcinaioli. Col tempo e con l'impegno costruirono sull'Era un bel ponte di legno che dette il nome a Pontedera. E da lì i tempi seguenti sono scritti in degli eventi. C'è scritta infatti storia con disfatte, onori e gloria. Colui che è affezionato di sapere come fu capanne in un ceppato e un ponte che non c'è più. E sia dal fiume Arno che sia dal fiume Era s'avea la sabbia e i pesci. E poi quell'acqua si beveva. Guardare il navicello tutto carico di sabbia, allontanarsi piano a favore di corrente, riempia di gioia il cuore, facea sperare la gente, che poi posava all'occhi su quell'acqua cristallina che accarezzava sassi, l'erba in tutta la golena. Mentre raggi del sole si tuffavano a far bagno, sartavano fuor d'acqua pesci senza alcun ritegno. Sì, questa è narrazione di quei tempi, di com'era, di quel ceppato or ponte dove è sorta Pontedera. Quella selva profumata, di là d'Arno, di là d'Era, nel ceppato fu abitata, oggi si chiama Pontedera.